Spazio dedicato all'attualità, diamo il buongiorno perché è tornato a trovarci Marcello Sorgi, editorialista della Stampa. Buongiorno e bentornato. Buongiorno. Buongiorno. Allora, stamattina vogliamo partire dal successo veramente strepitoso per il nostro paese, per l'Italia, a Tokyo 2020, alle Olimpiadi, 40 medaglie riportate nel nostro paese. E beh, insomma, oggi c'è chi festeggia, giustamente, lo abbiamo fatto tutti in queste ore, ma c'è anche chi, no, fa polemica, non perde l'occasione, si aggrappa ad esempio alle parole del presidente del CONI Malagò, che ha detto è stato il trionfo di un'Italia multietnica e non l'avesse mai detto. Sì, ma ci sono poche notizie d'estate e quindi ognuno si aggrappa a quello che trova, però è evidente che è così, cioè alcuni dei campioni che hanno vinto, a cominciare da Marcel Jacobs, hanno una storia multietnica, cioè hanno una storia, Jacobs ha un padre americano, conosciamo la sua storia, è stata già raccontata varie volte, è così anche per il vincitore del karate, insomma, poi ognuno trova sempre le ragioni a cui attaccarsi, ma un paese civile che riesce a integrare le persone che hanno origini diverse non dovrebbe vergognarsene, secondo me. Del resto abbiamo sempre avuto l'esempio dell'America, atleti ma anche attori americani con tratti somatici di qualsiasi parte del mondo, mix genetici davvero incredibili, però sono americani e non ci stupiamo, ecco, se lo vediamo al cinema o se lo vediamo magari in una competizione. Da noi insomma fa un pochino più effetto. Anche in America, per la verità, questo non è che ha risolto del tutto il problema dell'intolleranza, però certo andarla ad alimentare in un paese come l'Italia, che è molto più piccolo e fa i conti con questo problema tutto sommato da un periodo molto più breve, perché insomma noi è 30 anni che abbiamo facciamo i conti con questo problema, e naturalmente gli atleti che si sono presentati come italiani e avevano origini etniche diverse hanno potuto farlo perché avevano compiuto il periodo che consente di avere la cittadinanza italiana. Naturalmente questo ha rilanciato tutto il tema dello ius soli, cioè il diritto di conseguire questa cittadinanza in tempi più brevi, perché adesso ci vogliono tempi molto lunghi e non basta avere genitori italiani, cioè italiani nel senso che stavano da più tempo dei loro figli in Italia. Le leggi sulla cittadinanza sono ovviamente tarate su un'epoca più lontana, in cui la componente multietnica della società era molto molto più ridotta. Certo. Sorgi, cambiamo decisamente argomento, veniamo alle sfide che dobbiamo affrontare, che stiamo affrontando per la ripartenza a settembre. Allora, oggi il segretario della CGIL Landini fa un'intervista con Repubblica a proposito del Green Pass al lavoro e dice niente sanzioni ai lavoratori che non dovessero avere la certificazione, inaccettabile punire i dipendenti che non hanno il Green Pass. Per la verità, insomma, prendendo il caso della scuola dove le regole sono un po' più chiare, gli insegnanti che non dovessero averlo non verrebbero puniti, verrebbero semplicemente sospesi. È evidente, insomma, che non si possa tenere questa come una misura facoltativa, altrimenti il Green Pass al lavoro, qualora dovesse essere necessario per la ripresa in sicurezza, diventerebbe come il divieto di sosta di via Roma, che c'è da anni ma nessuno lo rispetta. Ma diciamo questo, che il Green Pass ovviamente ha due obiettivi. Uno è quello di regolare i viaggi, l'ingresso ai ristoranti, l'ingresso nei locali pubblici, le palestre, le piscine, e quindi una parte di tutto, tranne le discoteche, su tutto quello che finora è stato chiuso. L'altro è quello di spingere quanta più gente possibile a vaccinarsi, e nella parte di società che non si è vaccinata ci sono due componenti diverse, no? C'è una componente, come dire, ideologica, o se vogliamo fondata sulla paura, che dice no, io non mi vaccino perché è un'imposizione. La stampa in questo periodo sta facendo un dibattito a cui partecipano dei grandi intellettuali, e gli intellettuali dicono, c'è una parte di intellettuali che dicono non,
non si può imporre, no, molti altri che dicono il contrario, nel senso che mai l'Italia era arrivata ad avere delle leggi così rigorose. Dentro questa parte che non si è vaccinata finora c'è una parte di indecisi, però, anche, e indecisi da quello che dicono i dati potrebbero vaccinarsi e potrebbero essere stati spinti a vaccinarsi dal Green Pass. Prendiamo i giovani, no? Cioè, molti giovani, di quelli abituati a fare le vacanze all'estero, per usare gli aerei, gli aerei low cost, intendo, quasi come noi usiamo i taxi, molti giovani sono stati spinti dal Green Pass. Quindi nulla esclude che in prospettiva, se si raggiungerà un livello, una percentuale di vaccinati così alti da essere in sicurezza, più avanti le regole del Green Pass possono essere. Qual è il punto di Landini? Ho letto quell'intervista. Secondo me Landini fa quell'intervista perché è stato poco consultato, cioè avrebbe voluto che i sindacati fossero più consultati in questa fase in cui invece il governo ha scelto una linea decisionista. No? Un confronto. Quindi che ci fosse stato un confronto maggiore. Il governo secondo me non se lo poteva consentire, cioè aveva dei tempi troppo stretti e doveva prima della pausa estiva arrivare a questa decisione. Marcello Sorgi, editorialista della Stampa, grazie per essere stato con noi questa mattina, buon lavoro. Grazie.